Buongiorno a tutte e a tutti. Sono particolarmente contenta di essere qua e della presentazione che ha fatto poco fa Simona, del fatto che effettivamente l'essere qua e portare saluti non è una formalità. L'avermi invitato, io vi ringrazio, non è mai scontato, perché poi quando si lavora e si opera tanti anni si rischia anche magari delle volte di fare cose, no? Anche degli sbagli, degli errori, capire invece di aver realizzato cose, di aver prodotto qualche cambiamento insieme a tante donne, insieme a tante amiche, compagne, professioniste con cui ci siamo incontrati in questi anni, che questo ha saldato un rapporto forte, no? Di stima, di affetto, di fiducia, di collaborazione, è veramente consolante almeno, no? E spesso ci sentiamo, no? E anche solo sentirci e confrontarci su alcune novità, su alcuni temi, su alcuni progetti ci conforta, ecco, perché per anni e anni, devo dire, ci siamo sentiti un po' soli. E quindi abbiamo cominciato in tempi non sospetti. Brava, brava, in tempi non sospetti abbiamo cominciato. E quindi proprio per una forte motivazione che sentivamo. Quindi il fatto di essere qua non è assolutamente sia l'invito che la mia presenza, non è un aspetto formale tanto per, ma è effettivamente il sentirsi parte di una rete, di un percorso, di un processo che da anni è portato avanti. Il numero di persone che ha accolto l'invito ad essere qui oggi così ampio, credo, testimoni non solo il bisogno di approfondire queste tematiche, ma credo che sia anche, che significhi anche il fatto che la cooperativa La Gemma, attraverso il lavoro che ha dimostrato di saper portare avanti, è un punto di riferimento importante per veramente tanti operatori che lavorano in questo settore o che si occupano comunque a vario titolo, no, di questo tema. Quindi un complimento davvero dal cuore per aver organizzato questa iniziativa, perché sì, facciamo il punto, noi ogni tanto lo diciamo, no? Abbiamo detto in questi anni, abbiamo cominciato, se ripensi, i primi percorsi anche quando lavoravo in ospedale, che abbiamo iniziato a fare appunto nella formazione di medici, infermieri, per redigere poi un protocollo operativo da adottare rispetto alle procedure necessarie in pronto soccorso, e così come altri eravamo veramente un numero esiguo. Avremmo potuto anche, diciamo, arrenderci visto gli scarsi risultati iniziali. Ricordo il primo incontro in ospedale, che era già una novità straordinaria, portare in ospedale questi temi, soprattutto in un ospedale che si occupa di eccellenza, di emergenza, di alta specialità, e ci vedemmo arrivare in una sala che avevamo organizzato di oltre 150, quasi 200 posti, 13 persone, primo corso. Ma no, ovviamente noi non ci siamo arrese e abbiamo continuato imperterrite, e mano a mano queste persone sono diventate sempre di più, abbiamo realizzato anche il protocollo che volevamo, è stato diffuso e da lì è nato, insomma. Adesso io non sto qui, non voglio fare un intervento lungo né per raccontarvi tutto quello che abbiamo fatto insieme né per dirvi tutto quello che ha fatto il Comune e sta facendo il Comune d'Ancona. Sono qui per ringraziarvi davvero, per essere davvero per tanti, per me, lo sai, lo dico sempre, se Simona, le sue colleghe della Casa Rifugio, del Centro di Violenza, altri, insomma tutta la rete che abbiamo realizzato, sono per me persone molto importanti, punti di riferimento, in particolare Simona. Credo che le debbo riconoscere di aver contribuito moltissimo alla mia formazione su questo argomento specifico, su questo problema. Noi come rete di Ancona credo abbiamo fatto degli importanti passi avanti, ci sono ancora tante cose da fare. È vero, se riguardiamo indietro possiamo dirci contente, no? Abbiamo ottenuto dei risultati, però
Noi abbiamo ancora un problema enorme, credo, per quanto riguarda una stabilità, una sicurezza sui fondi che arrivano, no? Per il finanziamento dei servizi, per il funzionamento dei servizi, questa instabilità, questa incertezza continua, in fondo il grosso carico è ancora, no, tanto da parte del privato sociale. Abbiamo, credo, ancora tantissimo da lavorare, ce lo dicono, insomma, ce lo dice la cronaca, tristissimi i fatti, dolorosissime le vicende che continua la cronaca a proporci, di donne, di bambini, donne e con i loro figli che rimangono vittime, che vengono uccisi, così come sappiamo che anche nei nostri servizi, dei servizi sociali, consultoriali ad altri numeri di richieste, così anche quelli presso il centro antiviolenza, sono in costante aumento. Io credo che quello che c'è ancora tantissimo da fare è l'aspetto del lavoro, del cambiamento culturale. Se non riusciamo a potenziare tantissimo questo lavorando in parallelo, certo, noi abbiamo fatto, credo, molto bene ad occuparci di quelle che sono gli strumenti per la rilevazione, per soprattutto dare risposta ai bisogni delle donne, soprattutto alle donne che decidono poi di affrancarsi da situazioni di violenza. Abbiamo, no, strutturato meglio i nostri servizi, la rete, i centri antiviolenza. Ancona, addirittura prima in Italia, il Comune d'Ancona, posso dirlo, ha aperto la prima struttura in Italia di seconda accoglienza, no? Per le donne vittime di violenza che hanno effettuato già un percorso in casa rifugio con l'obiettivo di promuoverne l'autonomia, anche con forme di sostegno all'inclusione lavorativa, al sostegno abitativo, ma dobbiamo cambiare moltissimo ancora sugli aspetti della cultura e devono cambiare moltissimo anche, credo, le politiche del lavoro, le politiche abitative che riguardano appunto, che devono prendere in considerazione quelle che sono le esigenze delle donne che vivono questo tipo di realtà. Per quanto mi riguarda concludo qua e vi lascio proseguire, anzi entrare nei lavori. Per quanto mi riguarda ribadisco il fatto che chi mi conosce sa che vengo dai servizi e ancora per un po' di tempo, insomma, ricopro questo incarico fino almeno alla fine di questa consigliatura. Per quanto mi riguarda sapete che io vivo questo incarico come un privilegio, davvero, il privilegio di poter mettermi a disposizione per le cose in cui credo, i valori in cui credo, per i temi che riguardano le fragilità e per tutto quello di cui c'è bisogno in questo settore che rimane fra le mie priorità, per cui rimango a disposizione per poter continuare il lavoro insieme. Grazie, buona giornata.